Vi ho già accennato che io parlo di pseudo copyright, perché? Perché non è copyright, non siamo nell'ambito delle norme sul diritto d'autore, neanche nel macro ambito della proprietà intellettuale, ma ci siamo spostati su un terreno che è abbastanza diverso, che è quello del diritto amministrativo applicato al mondo dei beni culturali e del paesaggio, quindi delle norme che sono pensate per tutelare beni pubblici secondo un criterio molto molto diverso da quello della proprietà intellettuale, che invece mira a tutelare l'interesse privato di un soggetto, di un autore, di un discografico, di un produttore di software, un produttore di cinematografico e via dicendo, che sono proprio mondi e approcci molto diversi. Le norme di riferimento sono gli articoli 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e diciamo, le ho un po' tagliate per rendere più facilmente comprensibili, ci dicono questo. Quindi il primo pezzo è dall'articolo 107, da un certo punto in poi l'articolo 108. Quindi ci dice che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale precario dei beni culturali che abbiano in consegna. Quindi, come vi dicevo prima, a poter dare, cioè, il fatto che possono, già, no, su questo verbo potremmo fare tanti ragionamenti, vuol dire che non sono obbligate. Ci sono enti che possono, che decidono di farlo, enti che decidono di non farlo, quindi di non consen di consentire o di non consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale precario dei beni, che hanno in consegna, quindi non è detto che, cioè non c'è tanto un discorso di proprietà del bene, no? Perché proprietà è la Repubblica Italiana in questo caso, ma è l'ente della Repubblica Italiana che in quel frangente ha in consegna il bene, che può cambiare. No? Perché una scultura può essere per 20 anni in un museo e poi il museo può essere, cioè questa scultura può essere spostata da un'altra parte, andare in una competenza di un altro museo, di una sovrintendenza, di un altro ente. Ok? Quindi bisogna innanzitutto andare a verificare chi è l'ente che ha in consegna il bene e capire se ha scelto di autorizzare o meno la riproduzione di questo bene. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, quelle in materia di diritto d'autore. Ok? Quindi ci dice sostanzialmente questa norma che se c'è del diritto d'autore, quello continua ad esserci. Cioè, se il bene culturale è fatto da un autore che non è morto da più di 70 anni, quindi, che ne so, no? Quadri, tutti i quadri che troviamo, le sculture che troviamo al Museo del Novecento di Milano, sono tendenzialmente ancora tutelate dal diritto d'autore, perché sono di autori che sono morti magari negli anni 70, 80, ok? Quindi hai voglia che passino i famosi 70 anni dalla morte. Quindi vedete, stiamo sovrapponendo, se parliamo di beni culturali recenti, quindi relativi al 1900, può essere che si sovrappongano anche due livelli, lo pseudo copyright che c'è in base agli articoli 107 e 108, ma anche il copyright quello vero. E poi i canoni corrispettivi che vengono stabiliti, che possono essere stabiliti dal Ministero delle Regioni e da questi enti pubblici, possono essere, scusate, devono essere di regola corrisposti in via anticipata, vuol dire che se io voglio fare una riproduzione, sostanzialmente devo prima chiedere il permesso, ma anche devo versare prima l'obolo. Ok? I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alla riproduzione dei beni culturali sono determinati dall'autorità che consegna il bene. Quindi, altra questione che aggiunge incertezza. Perché? Perché non è che ci sia un tariffario ministeriale, un unico documento in cui io posso andare a verificare quanto costa fare la riproduzione. Sarebbe bello. Io stesso come legale mi trovo in difficoltà quando i clienti vengono da me e mi chiedono, avvocato, ma io per fare questa cosa devo fare? Quanto mi costa? Ogni volta purtroppo la risposta è chiediamo prima all'ente, vediamo cosa ci risponde e poi valutiamo insieme se la richiesta è corretta e aderente a quello che dice il codice dei beni culturali. Cioè si lascia un'ampia discrezionalità ai vari enti di decidere qual è l'entità di questo compenso. E a volte parliamo di enti che sono, cioè alcuni sono enti molto attrezzati, molto organizzati e anche preparati per gestire queste problematiche. In altri casi, piccoli comuni, piccoli musei locali, piccoli, non so, non so, comunità, associazioni di comuni, sono enti che non hanno neanche le competenze, non hanno neanche il legale che li assiste per questo tipo no, di attività, di liberatorie, di contratti, che è un'attività tecnica specialistica, no? Siamo in pochi, no, avvocati che si occupano di questa materia in Italia, e quindi a volte vedo anche degli obbrobri.
Vedo anche delle pagine web di siti di piccoli comuni o di piccoli enti che scrivono delle cose che non è che siano proprio molto, del tutto sensate. Ecco. Comunque, per fortuna, poi i codici dei beni culturali, alla luce di una modifica che è arrivata dopo varie critiche, insomma, dopo che molti hanno sollevato la questione, insomma, di come queste norme possono essere pesanti in un mondo digitale come quello di oggi, in cui la gente va al museo, fa la foto, la vuole mettere su Instagram e si dice: ma perché dovrebbe essere vietato? Perché dovrebbe dar fastidio? Ok? E allora hanno creato tutta una serie di situazioni in cui invece questo diritto per fortuna si fa da parte, questo compenso non va versato. Eccolo, nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio. Quindi già qua voi dovreste avere un po' di luce, ovvero inteso in senso giuridico, nel senso di oppure, da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Quindi altri soggetti che fanno attività di valorizzazione del patrimonio culturale, ma che deve essere, diciamo, ma deve essere a scopo non di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente, cioè se per la riproduzione l'amministrazione affronta delle spese, nel senso che il bene sta in un luogo particolare in cui devono mandare un guardiano quel giorno ad aprirvi il cancello, a farvi fare la foto, ecco, quelle spese vive devono essere comunque rimborsate. Sono in ogni caso libere le seguenti attività svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, quindi ad esempio anche l'uso sul mio profilo Instagram, ok? Quindi nel vostro caso, dottorandi di ricerca, attività di ricerca e di archiviazione, siamo molto più tranquilli perché finalità di studio, ricerca ci siamo, libera manifestazione del pensiero o anche espressione creativa. O anche promozione della conoscenza del patrimonio culturale, ma deve essere comunque senza scopo di lucro. Quindi, se io ho una società SRL che organizza viaggi culturali, organizza viaggi a vedere il Colosseo, non rientro più in questa categoria, ok? Quindi deve essere attività svolta senza scopo di lucro di promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Quindi associazioni no profit, oppure i volontari, i ragazzi che lo fanno così proprio per proprio piacere culturale, che ha una pagina Facebook così seguita perché mette un po' di cose sui suoi viaggi, via dicendo. E arrivano i due casi in cui appunto, le due situazioni in cui possiamo stare tranquilli, sono queste. Quindi è libera la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo terzo del presente titolo, vi lascio il piacere di andarvelo a vedere, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore, e l'abbiamo già detto, no? Cioè se c'è diritto d'autore quello va sempre rispettato, e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti di cultura l'uso di stativi o treppiedi. Quindi non deve esserci contatto fisico con il bene, quindi chiaramente insomma, se sei un quadro che è in un o una stampa che è in un faldone, in un archivio, io non devo per fare la riproduzione non devo andare a toccarlo, riprenderlo, perché allora lì innesca tutta una serie di problematiche per cui ci vuole una persona autorizzata, qualificata, che usa i guanti in un certo modo e via dicendo. Non ci deve essere l'esposizione del flash, della luce in un certo modo, quindi la foto fatta in modo un po' più artigianale. E se siamo all'interno di un istituto della cultura, quindi anche un museo, una biblioteca, un archivio, non deve esserci l'uso di stativi o treppiedi, perché già se vado lì con la macchina fotografica e ci metto il treppiedi e il supporto, allora si presuppone che sia già un'attività più professionale e meno amatoriale, ok? In più, il comma 2 mi richiede che il comma 2, diciamo, il punto 2 mi richiede che la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite, cioè, scusate, non mi richiede. È libera, sono le due situazioni che sono considerate libere, le due fattispecie considerate libere. È libera quindi anche la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Mi fermo un attimo qua perché questo in modo da mi manda fuori di testa, non ci dormo la notte, però prima volevo soffermarmi su. Quindi è libera la divulgazione con qualsiasi mezzo, quindi anche Instagram, Facebook, quello che volete, devono essere legittimamente acquisite. Vuol dire che
se il museo ha un regolamento interno per cui è vietata la riproduzione delle fotografie, io non è che tirando fuori il cellulare di nascosto riesco a fare la foto, allora la posso divulgare, perché ho già violato in realtà una norma, ok? Quindi non è stata legittimamente acquisita. Esempio, no? Ecco, perché dico che mi manda fuori di testa questo in modo da? Perché boh, io vengo da studi classici, sono molto attento alle parole e ai complementi, alle frasi reggenti, non reggenti. Cioè, io questa in modo da mi manda fuori di testa perché non capisco se attribuisca o meno una responsabilità a un soggetto. Cioè, in modo da vuol dire che io devo accertarmi che poi in futuro non possano essere fatti ulteriori riprodotti a scopo di lucro. Io come faccio? Cioè, io che faccio la foto e la metto su Instagram, come faccio a fare in modo che anche altri poi non ne facciano uno scopo di lucro? Cioè, quindi questo in modo da, secondo me, è una scelta grammaticale proprio impropria, proprio sbagliata, perché confonde. Cioè, non si capisce se io mi debba attivare in qualche modo, debba fare io qualche cosa, cioè metterci un rovinare la foto, metterci qualcosa sopra in modo tale che anche gli altri non la utilizzino a scopo di lucro, perché potrà essere ulteriormente riprodotta a scopo di lucro. Quindi chi ha scritto questa norma, come vi dicevo, le norme scritte negli anni 40 sono ancora lì e si capiscono ancora, questa forse potrebbe essere scritta meglio, e lo ribadisco, l'ho detto in un sacco di situazioni e lo ribadisco adesso. Aggiungo che, e concludiamo, no, scusate, ci sono due casi particolari che vi racconto, però forse siamo un po' tirati con gli orari, abbiate pazienza, c'è 5 minuti. Però due casi particolari, uno è questo, la Tour Eiffel, cioè la Tour Eiffel, gli architetti, a parte Eiffel che è il progettista generale, ma anche gli architetti che hanno disegnato e poi hanno realizzato l'opera, sono tutti morti da più di 70 anni, non c'è dubbio che l'opera, che la Tour Eiffel sia caduta in pubblico dominio, eppure, secondo una certa impostazione, questa immagine in teoria sarebbe in violazione di un diritto d'autore, cioè questa immagine che vi faccio vedere, perché vi lascio un attimo di suspense per capire dove può essere l'inghippo, cioè perché c'è un diritto d'autore. Attenzione, non sto parlando di bene culturale, perché qua siamo in Francia, quindi siamo fuori dal nostro codice beni culturali, è proprio copyright, ma c'è un diritto d'autore sulla illuminazione, cioè la persona che ha realizzato l'illuminazione della Tour Eiffel è un artista, è uno che fa installazioni artistiche di carattere luminoso, è esperto nell'illuminare in modo creativo palazzi, torri, edifici di vario tipo, città, piazze. E quindi se io riproduco la Tour Eiffel in notturna, tocco il diritto d'autore di questo tizio; se io fotografo invece la Tour Eiffel di giorno, con le luci spente, non tocco nessun tipo di diritto. Quindi vediamo un altro caso in cui siamo forse un po' nel teatro dell'assurdo. Però invece, tornando al discorso beni culturali puro, ecco, questo è il Teatro Massimo di Palermo, ed è protagonista di una delle due sentenze che vengono menzionate in materia di tutela dei beni culturali. Perché? Perché una agenzia, diciamo, di viaggi che vende pacchetti di gite turistiche all'interno della Sicilia utilizzava l'immagine del Teatro Massimo per promuovere una delle sue gite a Palermo. Cosa ha fatto? Ha mandato un suo fotografo a fare la foto al Teatro Massimo da fuori, non è questa foto ma è una foto simile, e l'ha inserita nei cataloghi, nelle brochure in cui vendeva i suoi viaggi. C'è stata una sentenza, cioè il comune di Palermo, che è titolare è il custode del bene, quindi è l'ente che ha custodito il bene, agendo sugli articoli 107 e 108, ha chiesto i canoni di riproduzione che non erano stati versati, e abbiamo la sentenza. Un'altra sentenza, cioè quindi una sentenza in cui il giudice del tribunale di Palermo ha condannato questa agenzia a versare i canoni. Un'altra sentenza è quella relativa a Davide di Michelangelo, mi sembra, se ricordo bene. Quindi se cercate più o meno sono le due sentenze note sugli articoli 107 e 108. Basta, perché ci sarebbe da aggiungere, e lo dico a voce perché poi lo riprendiamo nel capitolo, diciamo, sul pubblico dominio, l'articolo 14 della nuova direttiva copyright sembrava essere la risoluzione di tutta questa diatriba su questo pseudo copyright, perché la direttiva dice chiaramente che non devono esserci più riproduzioni sulle opere dell'arte visiva che sono cadute in pubblico dominio, quindi non ci deve essere questa aggiunta di uno pseudo copyright. Ma il legislatore italiano, quando ha
fatto il decreto di recepimento della direttiva, cioè un mese e mezzo fa sostanzialmente, ha scelto di andare dritto e di lasciare gli articoli 107 e 108 così come sono. Quindi ad oggi, se qualcuno non ha voglia di andare di fronte a un tribunale e sollevare la questione di, diciamo, discrasia tra quello che dice la direttiva europea e quello che dice il decreto, ce la teniamo così com'è. Lo scopriremo solo vivendo, perché secondo me fra poco qualcuno lo fa.